La ripresa del campionato dopo la sosta natalizia presenta un menù scoppiettante. La Fiorentina si reca al Delle Alpi per affrontare la Juventus. Rui Costa. Testa alta, palla al piede, prova a lanciare in area Nuno Gomes. Ancora la Fiorentina che trova il gol del vantaggio con Chiesa. 7 gol nelle ultime 5 partite e non fallisce al Delle Alpi. Fiorentina in vantaggio. Lo scatto è di Vanoli, ci sono Chiesa e anche Nuno Gomes in buona posizione. Attenzione al portoghese e c'è il gol del 2-0 da parte della Fiorentina. Nuno Gomes allarga, Kovacevic mischia in area e c'è alla fine il gol della Juventus che ce la fa. Conte che poi va a urlare la sua gioia al limite del consentito. Conte d'autorità prende il pallone a centrocampo, lo lancia in profondità per Inzaghi che parte in posizione regolare. Inzaghi in area prova ad evitare Toldo ed è calcio di rigore. C'era ovviamente Battistuta in avanti, qui Inzaghi, un gol straordinario quello di Inzaghi al volo. Un super gol da parte di Super Pippo Inzaghi. La partita è ricca di emozioni e il 3-3 finale testimonia del buono stato di salute che stanno attraversando le due squadre. Parte Chiesa, prova lui e c'è un gol straordinario anche per Enrico Chiesa.